Buongiorno, parliamo oggi di QSC, in particolare della piattaforma QSIS. QSIS è una piattaforma software che ha delle potenzialità diciamo eccezionali, perché permette tramite alcuni processori centrali programmabili di poter essere applicata a vari ambiti. Qui nell'inquadratura vedete un sistema realizzato per audio videoconferenza, con la particolarità di essere collegabile ai vari dispositivi tramite una semplice connessione USB. Questa connessione USB permette di connettere l'audio bidirezionale e il video direttamente a un PC che può eventualmente connettersi in web conference tramite i più conosciuti soft codec con un far end user. Il controllo è affidato ad alcuni pannelli di controllo touch, di cui qui vediamo un esempio, da cui possiamo vedere anche delle miniature di inquadratura delle nostre telecamere a bassa risoluzione. La piattaforma è dotata di una sua audio networking dedicata, si chiama QLAN ed è compliant a S67. Qui vediamo un esempio in questa zona. Questa è una periferica completamente cablata in PoE, che permette anche un'amplificazione locale. È una periferica due ingressi, due uscite, con relative contattiere GPIO RS232 locali, e sta facendo funzionare attualmente un altoparlante in audio networking. Della piattaforma possiamo dire che il processore è programmabile a seconda delle esigenze tramite un software che si chiama Designer, di cui qui vediamo un esempio. Questo software permette una programmazione tramite dei blocchi grafici molto semplice. Cos'altro dire? All'interno della piattaforma è presente la possibilità di generare flussi audio, che è una funzione unica della piattaforma, con un player virtuale a 16 canali di base, espandibile. È possibile creare playlist, è possibile schedularle, è possibile attivare anche funzionalità in scheduling tramite un controllo interno che va appunto sull'uscita relativa alla GPIO piuttosto che al controllo di terze parti, ed è anche altresì possibile avere la possibilità di fare paging multizona, routing di segnali piuttosto che trattamenti di DSP avanzati, e trasmettere appunto sulla networking sia audio che video, sia dalle telecamere di piattaforma sia da nuovi encoder video, che possono convertire i segnali HDMI provenienti da alcune sorgenti per poterli mandare sulla stessa rete e poter essere estratti da diversi endpoint all'interno della rete stessa.